Eccoci, Zani ha rimontato il salotto non criminale. Allora, la schiena, vediamo come sono, dritto o così? La schiena va un po' meglio. Giornata splendida, liscia. Però ho un dolore laterale che non mi piace affatto. Allora, vediamo questo combattimento tra puttanazze, squolpo la minchia. Vediamo qua che ha fatto, mamma mia, ho la schiena a pezzi. Ha raccolto un po' di... E qua ci vuole un panarello, mi devo fare un panarello che me lo scendo. Vediamo se qua è pulito, ieri ho provato a pulire un po'. Sì, ieri sono riuscito a buttare, nonostante il mal di schiena, sono riuscito a buttare due secchi d'acqua. Infatti un po' qua ci sono, te lo dico. Allora, ieri notte non ho potuto mettere il Voltaren perché mi sono addormentato come un Barbagianni, come uno specchietto per le allodole. Allora, volevo dire una cosa, urge. Urge risposta per una, non lo so se poi il nome. Avete visto questo? Lascio io sfogare le persone nel mio canale anche là quando parlano della panda o di altre cose, li lascio sfogare, però quando scendono nel personale, come questa Lucia Gargiulo, Gargiulo. Tipico nome da sbirro mafioso o da sbirro abbindolato. E niente, c'era questa persona, come tante donne, come tanti uomini e tanti sessi, che parlava, che mi diceva, benedizione, le benedizioni, le maledizioni, il male, il bene che tu, cioè su, non del mondo, non parlava di fatti esterni, parlava proprio su di me, congetturava su di me, congetture, gettono sopra, congetturava su di me. Cose aleatorie, di cose del male, bene, però le buttava su di me. E senza sapere un cazzo, senza essere esaustiva, al solito degli italiani, senza dicendo che io facevo del male, però avrò del bene, non lo so. Una situazione mentale di questa persona qui molto ingarbugliata, con parole aleatorie, fatti aleatori, senza essere esaustivi, quindi appiccicare etichette, il bene e il male. Però non su pensieri del mondo, cioè li butti questi pensieri, questa Lucia, se è vero il coso, Lucia Gargiulo, li butta, non riesco a tenere manco la telecamera per il mal di schiena che ho, questa Lucia Gargiulo li buttava su di me, dicendomi che io ho fatto del male, Allora, se intendono che qualcuno ha cercato di farmi del male e si è fatto male perché io mi sono difeso, il problema è vostro. Dipende da quale punto inizi la storia. Se tu escludi i fatti antecedenti, la verità, e metti dal punto in cui tu ti fai male e voi vi fate male,
nascondendo che siete stati voi ad attaccare o della gente a fare degli imbrogli, voi capite che gli imbrogli sono i vostri, se vi fate male la colpa è vostra. E se fa è il male quindi siete voi, non posso essere io che non imbroglio, che sono una persona vera. Soprattutto se la verità la esco per difesa, non per attaccare qualcuno così per partito preso. E allora, se voi mi avete fatto del male, avete fatto del male, lavorate in nero, non fate contratti, non so a cosa si riferisce, parlate come la Cassone mi dice a me se voglio rogne, io che sono, gli ho fatto solo del bene, non l'ho mai presa per il culo, non ho mai, quindi chiama una rogna, probabilmente si riferisce alla mia macchia. E la rogna la porta lei col dito nel culo, che non ne ho bisogno perché se mi eccito mi diventa abbastanza duro, e le persone con cui si andava a strofinare. Poi, se intendete tutti questi imbrogli di nascosto, perché vi ho detto, uomini e donne possono parlare quanto volete, poi basta che andate a contare le minchie che gli sono circumnavigate attorno, realmente, che in Italia non vengono, come il lavoro e come tutto il resto non viene scritto, oppure le fiche, i culi, i buchi di culo, le nasche e tutti gli altri organi e i cervelli di imbrogli, insomma tutto quello che vi è circunnavigato attorno, di cui avete abbracciato le tesi, senza dire nulla di facendovi di idoli nascosti, avete voglia di dire che siete brave persone e cattive persone. Se non scrivono la verità, se non si scrive la verità, purtroppo la verità non si fa né con campane, né con musichette, né con parole belle o parole brutte. La verità si fa in maniera profonda, spiegando bene le cose in maniera profonda. Quindi l'etichetta che si mette di mafiosi, mafia e mandolino deve corrispondere poi alla realtà. Quindi, chiarito che siete mafia e mandolino, eh? In più, attaccare una persona senza verità, che non avete verità, solo usando parole belle e parole brutte, perché? Perché in Italia tutto è nero, perché in Italia non si scrive mai, e come nei paesi sottosviluppati non è tracciabile niente. Potete dire quello che volete, tanto poi i fatti successi sono underground, sono nascosti. E allora facciamo uscire i fatti nascosti, di tutti, compresi i miei. Io al massimo mi sono nascosto qualche bomba nella vita, bomba nel senso fumereccia. E voi, oltre queste bombe, state nascondendo l'idolatrina a mafia, a corruzione, ad imbrogli, a potere, parlando di una cosa per un'altra. Quindi il male è chi il male lo fa, per primo al bene. Non può essere chi è costretto a difendersi facendovi del male, a chi ha fatto del male. Chiaro il ragionamento, no? Invece i vostri ragionamenti sono tutti ingarbugliati. Sono ingarbugliati con parole belle e parole brutte, ma poi i fatti sono tutti gli altri. I fatti sono che nascondete delle cose importanti, quindi lavoro in nero, sfruttamento, vi andate a strofinare con altre persone, vivendo con una persona, vi andate, maschi e femmine, vi andate a strofinare con altra gente perché sapete che è tutto nascosto. Fate lavori, non registrate i lavori, tutti vogliono essere laureati, ma poi la porcheria. Parlate di stacanovismo applicandolo in un posto di marcio, su una base operaia che è completamente non stacanovista, quindi che è marcia, dove si pensa alla superproduzione, o al limite delle produzioni. Insomma, non sapete fare un cazzo se non imbrogli, e questo è vero. Logicamente non è che sono tutte le persone così, però raccontando i fatti veri e non i fatti aleatori esce la verità. Quindi è inutile
in posti come l'Italia che parlate di giustizia, di bene, di male, se non si parla di queste cose in maniera profonda. Perché tutto viene... Ehi, basta, basta, ehi! Lasciala stare, lasciala vivere un po', in pace. Dai! Perché tutto... Dai! Vai a dominare il tappetino. Perché? Perché tutto in Italia è tutto nascosto. È tutto fatto in nero. E questa è la verità. Palese. Che sì, palese. Quindi io ho mandato la signora Gargiulo, Lucia, signora, si fa per dire, l'ho mandata a fare quello che deve fare, prendere consensi, succhiando i cazzi, e non il mio perché non le do il permesso. Quindi il male sarà lei e tutta la gente come lei, non posso essere io. Se vi fate male contro di me, perché siete degli imbroglioni, chiaro? E imbroglioni su cose importanti, non su quello che avete in tasca, ma su quello che vi siete nascosti, imboscati nel culo, nella bocca, nella testa, nelle orecchie, e vi siete andati a strofinare, a umma umma. Questa è la realtà legale, la realtà di molte donne, la realtà di molti uomini e in più i fatti accaduti. I fatti accaduti, quindi è inutile parlare di bene, di male, se non sapete cos'è, o imbrogliate a voi stessi con cose imprecise, neanche nel circa, perché la precisione vera è nel circa. Avete dei discorsi già falsi. Mi sembrano dei ragionamenti molto falsi. La benedizione, la maledizione, il bene, la cosa che dentro nella cosa fate una cosa che poi è una cosa che vi diventa quella cosa che avete fatto una cosa e poi il bene, il male, tu. E tu. Parole. Parole senza realtà. Tipico dei paesi sottosviluppati, inviluppati come l'Italia. E dell'imbroglione, gente che fa tutto in nero, senza sancire bene le cose, senza il circa, ma con una precisione presunta che, siccome non è precisa, è una truffa alla gente, abbindolamento, truffa, è gente che imbroglia se stessa, si autoconvince facendo imbrogli su imbrogli, perché tutto è nero, tutto così, non si può fare un cazzo, però tutti fanno quello che vogliono perché chi paga è dettato da cose strane, non da cose giuste. Tante volte non paga nessuno, le persone fanno del male, fanno pagare ad altri, insomma, inciusci. Andiamo. Mafie e mandoline. Però io ho subito del terrorismo, capito? Oltre a queste mafie e mandoline. Ciao.